Buonasera Gian André, buonasera a tutti. Osani sta piccola comuna tra Calvi e Porto a augure di a riserva di Scandola, l'unico territorio in Francia scritto al patrimonio di l'UNESCO. Così tra mare e monte c'è una diversità maior fatta di roba mattaiola e marinesca, pesci di ghiacci, affianca e montagne, guardate in giro a noi, a orlo di mare, gusti, c'è tante meraviglie a scoprire, ma di noi a proteggere per contrastare stasera i nostri due invitati, Jean-François Luciani. Buonasera, si è aggiunta a Umer, parla dentro il microfono, e incaricato di gestione di un piccolo borto di Girolata che è giusto da re da noi, custi da re da piccola montagna. Jean-Michel Cuglioli, buonasera, si è incaricato di spazi naturali all'ufficio dell'ambiente. Buonasera. Buonasera, prima domanda di Peboi. Come avrei intenzione di borto in su mese d'agosto dopo la crisi sanitaria maio di principio di stagione? Eh bien, la fréquentation est stata vraiment polémique, mais mica, fino à mida di junio. Et dopo ma la surprise di vedere giugno e qualche di viaggenza, mica tutto fatto come stagione normale gli ultimi anni, ma mica lontano. Ma un basterà mica per salvare la stagione? Ah, abbiamo perso i due primi mesi della stagione. Dunque, qui non si può mica ribiare, eh? Ma allora, la frequentazione si può dire normale come gli ultimi due o tre anni. Jean-Michel Cugliola, la corte, per capire, c'è la riserva di Scandola, usidio classificato all'UNESCO e per gestione tre attori, lo Stato, il Parco Naturale e l'Ufficio dell'Ambiente. Tutto il mondo ce la va già mettersi da consenso? Sì, per la sicura, comunque, è uguale. Non era mica vago, era di sicura, ma 18 mesi fa era un po' ci voleva appena qualche pacere qui, perché c'era difficile di fare la concertazione, ma ora ci siamo. Abbiamo finito il lavoro di Natura 2000 a 120.000 ettari tra Calvi e Cardiese, e poi dopo abbiamo avuto la gestione dell'UNESCO, che è importante, c'è una convenzione tra lo Stato, la collettività e l'Ufficio dell'Ambiente, dunque l'Ufficio dell'Ambiente gestisce l'UNESCO, e poi mano a mano con il barco abbiamo lavorato da poi mesi e mesi per poter crescere l'idea di una riserva naturale di Corsica, e l'Assemblea di Corsica decide di fare una nuova riserva qui in suo luogo, che è un mondo magnifico. Ne abbiamo parlato qui a una stonda di un lavoro di noi dell'Ufficio dell'Ambiente e di sorveglia questa riserva a riporto di Kyle Serrer e François Albert Bernardi. Nordiman e in galeria parte a squadra di a riserva paso prima sortita di Uliorn, scobo, sobelia, azona e la gira. Abbiamo davvero un giro di a riserva per aver i battili e assicurarsi che tutto il mondo rispetta i luoghi. Ciò che interessa oggi a squadra di Ubarco so è nascita di l'Alpane, una spezia d'agro pescatore che so diventate un simbolo di Ulur. Credi è una drappola fotografica, è regolato per PA una foto tutti i 15 minuti, per beccio chi si passa intorno a un nido, per studiare come si passa tutta la periodo di riproduzione di lageli, tra l'abbiamo messo in marzo e lo PMO a per beccio ciò che si è passato. Per l'estate, la squadra di riserva è stata rinforzata da un secondo atelo e due agenti dell'Ufficio dell'Ambiente. Oggi tocca a lui a sorvegliare i atelli che passano e che si piantano in Scandola. Bonjour, vous êtes au courant que vous êtes dans une réserve? Voilà, donc évitez le débarquement, y compris sur la plage. Ok? Ça va, profitez bien. Per ora i mesi di riserva sono pochi, 300.000 euro e 4 agenti all'anno, ma si aspetta da qui a poco il progetto d'allargare di la zona di protezione da rivelata sino a Cardiese, per la ripassata da qui a Vindilanate all'Assemblea di Corsica. Allora, parecchie decisioni sono state pigliate, come d'abri la perdita di un diploma europeo di spazi naturali, un consiglio di l'Europa, parla di una frequentazione troppo maior, troppo alta, poi non si è mica da consenso con i cifri che sono stati resi pubblici. Allora, i cifri che sono stati ritenuti per l'esperto che è venuto in 2018 a fare la visita di Usito,
so chiffri non erano mica stati verificati veramente. Si parla a un momento là di più di 700.000 visitori. Quasi un milione, per certi. O certe volte si è detto anche un milione è passato. E in realtà i chiffri di frequentazione che avevamo noi a Nantou-Bourtou si buoni paragonare con ciò che si basa a fuori di un golfo di Rulado stesso, danno più o meno 200-240.000 visitori, mica di più. E dunque, non avevamo mica avuto, sino ad ora, inchieste scientifiche che hanno dimostrato che c'era una surfrequentazione, come lo si è parlato di qui, e mi pare che c'è assai altri fenomeni che sono complessi, fenomeni di evoluzione naturale, la temperatura dell'acqua, i cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, che hanno un'importanza maggiore che non è mica stata ritenuta in dei dibattiti che sono stati andati in rete sociale particolarmente. I scientifici dicono che c'è troppo arcadioli, e compagnie marittime che facciano le visite di riserva. Avete lavorato con i professionali di hotelli. Cosa sono le misure che sono state pigliate per proteggere tutta in lasciando le persone lavorare? Allora, gli scientifici di comitato che hanno rimesso in piazza per la riserva ci hanno detto che comunque ci voleva mettere in misura di precauzione a 250 metri di un nido quando c'erano i pulili. Allora, era fatta per due nidi all'anno. Quest'anno con Natura 2000 abbiamo avuto in concertazione un numero di nidi mondo più maggiore, e qui non ta l'UNESCO ci siamo fatti lavorare, e poi è sicuro che a Wadi ci vuole organizzare tutto questo, ci vuole organizzare il turismo, perché è sicuro che con Natura 2000 abbiamo fatto una carta, siamo da consenso con gli enti, ma è sicuro che a Wadi torna a niente che hanno capito sa fare, ci vuole passare la creazione di a riserva, e quindi è veramente un ci vuole avere con tutta gente. E ma parla di a riserva, poi l'hai fatto sul mistero di Barcagliolo durante 20 anni, pensate che ci sono troppo ateli oggi non ta riserva? Non si può mica dire così, c'è troppo, non c'è mica abbastanza, o c'è ciò che ci vuole. Ci vorrebbe avere dati scientifici che mancano, allora, perché ciò la capisce che pendente annate e annate i mezzi di un barco erano pochi. E assai scientifici hanno mica continuato a avanzare in delle ricerche. E dunque oggi aspettiamo con la ricreazione di un consiglio scientifico che le cose avanzino e che noi abbiamo da qui a poco i dati verificati. Ebbene, ci vuole dire che comunque ci sono stati dati di travagli che sono stati fatti non ta porto, ma torna non ta riserva, c'è un primo travaglio che è stato fatto, e poi dopo ci vuole i mesi non ta terreno, perché se l'ufficio dell'ambiente abbiamo deciso mano a mano con il barco torna di via e di contare la gente, di contare torna i batteri e di avere un osservatorio che dice che veramente spartuto con tutto il mondo, perché al momento di questo è più importante, di sparte guaiente e poi dopo di via decisione guaiente di Rodiono, perché di sicuro che è il momento più importante. E fra il mondo di Russia e dell'Europa, l'idea è che la creazione di un parco marino direbbe visto, al mondo direbbe visto per quest'anno, per 2020, non si verrà mica. Allora, di sicuro che l'abbiamo scritto un Antaubaduc c'era una deliberazione per l'analisi strategica di creazione di riserve in 2012, e di sicuro che aspetteremo comunque di va di regola, e a fine anno non avremo mica di sicuro, perché ci sono inchieste pubbliche e tutto, ma lavoriamo avanti veramente con tutto il mondo per creazione di questa riserva. Allora, fuori di polemiche in giro a riserva, c'è di noi Baisoli Dosagni, le mascobre in questo riburto di Kael Serreri e François Albert Bernardi. Curcio, Baisoli Dosagni, una ventina d'abitanti alla nata, due commerci a parte solo estate, ma una vita paesana sempre viva.
Durant, ils ont dit, t'es à 3, mais d'où y en y va? Parce que tu avais besoin d'une para et bon, de transmettre pas mais et d'une para pas quand t'as mis de morte et de matrimonio, parce qu'on c'era plus nimo qui cantava. A 2 ore e mezzo d'Ajaccio, 1 ore e quarto di Galbi, i gurzacci campano tranquilli d'inverno e d'estate. Ehi, hey, in tutto il tempo, a sera, stiamo qui, facciamo l'aperitivo, comandiamo i bizzini dei commerci vicini, guarda che, e ci vediamo la risata tutti insieme e passiamo un buon momento tutti insieme. Curcio, il più anziano paese di Usia, il primo nome scritto non a Egarte era Biadia di Astore e Visinchi, anziano d'Axi, Jean Battini. E a memoria di questi luoghi. Covid obbliga, amico. Prima era la vita da dura, c'era nei casi, non c'era manco stavano le panda, c'era una stretta, c'era quella a piedi, in commissione, dopo una volta a strada, cosa, si è migliorato un poco e si viene. E allora basta, non c'è più bisogno di migliorazione, altro. Voilà. Se mi vede. E siamo tranquilli. Allez, Beramata, à la corte, à Riserve, il y a des noms dans Tadar, hein? Mika Tola Oumar, hein? Et des noms à Nantadar. Et à Nantadar, on c'est stato. Beramata, c'est stato poco affaire di fatto l'ultimi anni. Et in più, c'è da fare al giro della Riserve. Perché ciò che si passa in la Riserve, si passa anche a canta a Riserve. A Riserve. A ringraziare a tutti e due, a ringraziare le squadre tecniche di François Corsa, settimana che ben eseremo in Vezzani, in cui Pierrick Nanini.